Fottiti Giulia. Giulia, vaffanculo. Michele dice che la Paola non gli piace, ma se non mi dice che non è, però come fa a dire se gli piace? Alle lenti. Questo è veramente un segno di occupazione. Tra noi occupanti trasmettiamo così, capito? Ho voluto dire, ragazzi, questo pandoro di là se lo volete mangiare, ho usato un... Fa vedere la pancia. Zoom sulla pancia. Bellissima. Durante l'occupazione sono dimagriti, Giovanni Falco 8 kg, Ruggero 2 kg, tutti che hanno problemi, ecco, io sono l'unico che è ingrassato durante l'occupazione. Cioè guardate qua, peso 2 kg in più. Sono una merda. Ragazzi, se volete c'è. Di qualcosa a tua madre. Hai figato mamma. Adesso è preciso. Lo ripremi, si spegne. Ok. Andiamo, guarda, ci diverti. Non che sia bellissimo. È bellissimo. Cosa cazzo? Scusa! Ti giri un attimo! Ha un bellissimo culo tu. Staremo morendo di fame. Pippo, cosa devi schiacciare? Sì, l'abbiamo visto, ti chiama. Vincenzo! Forte. Secondo, fuori da questa scuola. Non sei del Tito, fuori. Dai, butta fuori questa qua, Antonio. Sì, fuori. Antonio, lascia stare. È la mia sorella. Ah, la cosa, dico, la cosa. Non è bella. Vedo che questa sorella è la cosa. Ma non è bella questa cazzata. Jacopo. Ecco, inquadra lei. Ciao. Questa è per me. Ciao Vincenzo Barruti. Becco. Guarda che posizione. Vai, portalo dentro un'aula, vai. Alle. Se sapete di presenza di danni o cose, denunciateli dentro, dobbiamo sistemarli prima dell'arrivo della polizia. Muovetevi. Se fossero due porte a cancellini e gesti, c'era un
Tutto a posto? Sì. Non ho bisogno di fare dei complimenti perché siete bravi in tutti i sensi. Posso dire che non siete stati bravi? Non è risultato. Perché il risultato di sempre è perché io l'avevo capito da sabato, quindi tu mi fanno più. Ci sei stati bravi da fare. No, Riccardo, bestemmia? E lo presti? Presti, bestemmia pure te. Ma io non bestemmio mai. Nuova plastica, costi di petto. Basta solo la carta. Non l'hai trovato? È la città tua, ragazzi. Di là nel cortile abbiamo controllato. Ho fatto un salto, è molto... Cortile palestra. Ho tolto. Chi ce l'ha? Papà, le videocassette chi le tiene? Io. Ce le hai tu a casa? Sì, sono a casa, una qua, l'altra a casa. Adesso le faccio, le porto con un amico. Le porto con un amico, sono preoccupato, tranquillo. No, papà, non tenere tu le videocassette. Sei dare questo. Sì, non lo faccio.